Questo sarà il primo video che faremo in termini di propositività rispetto a delle tematiche che pensiamo di poter trattare utilmente in questa forma. Oggi parlerò a proposito del reddito di cittadinanza sulle cause prevalentemente che hanno determinato la situazione per cui si parla tanto del reddito di cittadinanza. Di cui si parla ormai in termini, mi sembra, quasi scontati che bisognerà pensarne semplicemente l'organizzazione, ma non che si potrebbe evitare di avere questo tipo di riforma o sussidio o previdenza che riguarderà soltanto alcuni tipi di cittadini o di ceti sociali o addirittura di fasce di reddito. Come se ne parla, quindi è praticamente una genericità assoluta in quanto si parla di reddito di cittadinanza, di dignità, di automatismo, reddito di base, eccetera, con una varietà che lascia capire che dietro le forme organizzative vere e proprie non c'è assolutamente una chiarezza o una definizione possibile. Ulteriore problema è il reperimento dei fondi da cui questi redditi di cittadinanza dovrebbero provenire, cose che tratteremo magari in una seconda volta in maniera più precisa e dettagliata. Per ora vorrei intrattenermi semplicemente sul precedente che determina questo tipo di previdenza, nel senso che mi sembra che ci sia una situazione di diseguaglianza sociale, come ormai se ne parla da più parti, e di incremento di una povertà che sembra l'ultimo ritrovato, cioè un elemento assolutamente nuovo rispetto a dei tempi che non si sa bene per quale motivo hanno determinato un incremento della povertà, di cui chiaramente non si fa menzione se in termini assoluti o relativi. Quindi il reddito di cittadinanza dovrebbe essere semplicemente un rimedio, e un rimedio che fa emergere da parte di chi ne parla in termini di governativi o di istituzioni in termini di lotta alla povertà, mentre invece a me risulta che sia sostanzialmente una lotta contro i poveri invece che contro la povertà. Contro la povertà è un sostantivo astratto, non dice niente, e invece vorrei andare più diciamo a fondo a vedere chi sono questi poveri e come vengono strutturati all'interno del nostro periodo storico, ma anche di precedenti. Non a caso questi sussidi che vengono previsti, ma di cui appunto si parla in questi termini piuttosto vaghi per il momento, non sono una novità assoluta nel nostro tempo, nel nostro periodo storico, ma hanno dei precedenti che adesso vorrei ricordare, non perché è importante rifare un discorso storico che poi potrebbe lasciare un po' il tempo che trova, ma per far capire che non c'è nessuna novità nell'incremento di una popolazione, di una sovrappopolazione impoverita, e non c'è nemmeno nessuna novità sulla gestione di questa popolazione impoverita affinché non crei delle tensioni politiche, istituzionali o governative che possano mettere in crisi o destabilizzare i governi in carica. Il riferimento quindi che cercherò di evidenziare sarà proprio funzionale a far vedere come una sovrappopolazione impoverita sia abbastanza, diciamo, non una novità, ma ricorrente nei periodi storici che tra l'altro determinano delle crisi, tra cui è da distinguere una crisi epocale da una crisi
invece di sovrapproduzione come quella nel nostro sistema. La crisi epocale di cui stavo cercando di ricordare è la crisi che si è verificata intorno al 600, tra il 5 e il 600, con il cambiamento di modo di produzione da quello feudale a quello capitalistico, in cui l'emarginazione di una grossa fetta di popolazione europea, quindi non semplicemente inglese, dove si stabiliranno delle regole, delle reggimentazioni, della povertà più specifiche, una sovrappopolazione quindi di persone che, espropriate del proprio lavoro agricolo, cercheranno, di potersi inserire senza trovare assolutamente nessuna possibilità lavorativa che ridesse una identità di classe a questa popolazione. Questa popolazione nel 600 è stata sostanzialmente denigrata attraverso una definizione di vagabondaggio, per cui le persone che venivano dichiarate vagabonde, cioè quelle espropriate del proprio lavoro, venivano immesse in legislazioni che le potevano prendere, portare all'interno delle carceri, torturare, se non addirittura mutilare o uccidere. Ci fu una repressione enorme di questa popolazione finché la manifattura e l'industria capitalistica non aprì le porte di una nuova possibilità occupazionale, e quindi l'inserimento di queste persone fu possibile, previa però una sorta di massacro generazionale che venne effettuato con tranquillità da parte, delle, allora strutture, governative. Quindi nessuna, novità rispetto a questa possibilità di sovrappopolazione. Che però all'epoca fu proprio una dimensione di passaggio da un sistema produttivo ad un altro. Quello che noi abbiamo oggi è invece all'interno dello stesso sistema produttivo, quindi in piena gestione capitalistica della ricchezza e della gestione produttiva. E non solo economica, ma anche sociale, noi abbiamo invece una sovrappopolazione che viene determinata proprio dallo stesso funzionamento del sistema, cioè in altre parole è il sistema stesso che produce povertà. La produce nel senso che è il sistema, che nella necessità di realizzare, una quantità di profitto, che viene appropriato privatamente, riesce a espropriare una società intera che progressivamente, viene, diciamo, nelle condizioni di non riuscire ad avere accesso alla ricchezza prodotta. Quindi l'impoverimento è assolutamente, diciamo, funzionale alla realizzazione di questo sistema, e soprattutto questo sistema non è stabile, ma si realizza all'interno di periodi di espansione e periodi di crisi. Va da sé che quello che noi viviamo oggi è un periodo assolutamente definibile in termini di crisi. Su questo nessuno più potrebbe negare come in passato è stato fatto. E questa crisi viene a determinare una, a livello mondiale ovviamente, una realtà di trasformazione che viene per lo più identificata con una trasformazione di tipo tecnologico o di organizzazione del lavoro. Allora, quella che oggi viene chiamata come disoccupazione tecnologica altro non è che l'introduzione dentro il processo produttivo di macchine o di robot. Oggi sembra che ci sia la possibilità di utilizzare a pieno regime un sistema di macchine integrato,
E quindi, nella misura in cui entrano le macchine nel processo produttivo, queste, non possono che espellere forza lavoro, cioè, le persone vengono rese inutilizzabili in quanto sostituite dalla macchina o dal robot, ovviamente. Allora, questo tipo di lettura che in genere viene propagandata dal neoliberismo dominante, altro non è che il processo normale di rivoluzionamento del sistema produttivo che il capitale è nella necessità di effettuare in quanto deve realizzare una possibilità e quindi una pressione competitiva nei confronti degli altri capitali, per cui il primo che innova ha la possibilità di realizzare un maggior profitto rispetto all'altro che sosta maggiormente nelle tecnologie passate. E quindi l'innovazione comporta inevitabilmente espulsione di forza lavoro e quindi disoccupazione. Quindi questa disoccupazione viene chiamata tecnologica perché materialmente le macchine sostituiscono il lavoro umano. In realtà le macchine sostengono il lavoro, volendole vedere da un altro punto di vista, in quanto liberano l'uomo dalla necessità oppure lo sollevano dalla fatica, risparmiano il tempo necessario per produrre determinati oggetti e quindi sarebbero un vantaggio per l'umanità intera. In realtà non lo sono perché l'uso capitalistico delle macchine impone che queste macchine vengano utilizzate per realizzare un risparmio sui costi che il lavoro implica per il sistema, nel senso che l'espulsione di lavoro umano è l'espulsione di un costo maggiore rispetto al costo che potrebbe essere effettuato dalla macchina per l'ammortamento, eccetera. Allora, in questo senso dobbiamo capire che la disoccupazione non è un dato calamitoso, non è un dato ineluttabile, ma è semplicemente la funzionalità al sistema che implica, appunto, con la perdita del lavoro, l'impoverimento. Rispetto a questo impoverimento, quindi quello che si può offrire è semplicemente un rimedio su cui attestarsi ed è il rimedio che conviene moltissimo a questo sistema in quanto realizzando la passività nei confronti dello Stato che dovrebbe elargire appunto un reddito che non proviene da lavoro. Questa passività realizzata comporta assuefazione, abbandono di ogni conflittualità strutturale, realizza anche un finto solidarismo comunitario dall'alto e implica anche un solidarismo coatto tra lavoratori, cioè l'unica possibilità che il reddito di cittadinanza potrebbe offrire sarebbe per l'appunto la ripartizione, quindi all'interno della redistribuzione della ricchezza prodotta, una ripartizione della quota destinata ai salari. Cioè, in altre parole, il reddito di cittadinanza dovrebbe, chiamiamolo così per semplificazione, dovrebbe essere reperito soltanto all'interno della salarizzazione prevista dal sistema e quindi dalla possibilità di erogazione del capitale che noi chiamiamo capitale variabile. Cioè, in altre parole, non si realizza quella possibilità di erodere dai profitti quella quota di valore che viene realizzata continuamente nel processo produttivo. Questa realizzazione permette pertanto un controllo delle masse, un controllo con l'esproprio anche della possibilità di un conflitto sociale che è strutturale, quindi l'invisibilità della conflittualità sociale strutturale, cioè ineluttabile, che veniva conosciuta anche nel Seicento da altri che
appunto dicevano quando crescono i salari i profitti diminuiscono e viceversa. Quindi la legge che prevede un sussidio alla povertà non fa altro che abituare a non considerare più la propria sopravvivenza materiale all'interno del rapporto lavorativo, quindi comporta l'invisibilità da parte del sistema delle forme predatorie del capitale che all'interno proprio del rapporto lavorativo umano detrae una parte del valore prodotto e quindi non lo paga, lo riceve gratuitamente e intanto destina invece la quota di salario rimanente semplicemente alla possibilità di comprare i beni di sussistenza e quindi determina una possibilità di sopravvivenza sempre più ridotta in quanto i beni di sussistenza vengono a rappresentare un valore sempre più in diminuzione. Questa realtà quindi diciamo, viene gestita all'interno di una governance cosiddetta, cioè di una governabilità che si serve di una democrazia praticamente addomesticata, in cui viene scippata praticamente la rappresentanza, ma viene sostanzialmente realizzata la possibilità di diciamo, non contare più sul piano della rappresentanza politica, ma di partecipare invece in maniera, diciamo, fraudatoria alla economia, nel senso che si parla sempre della partecipazione ai profitti che le persone che ancora lavorano dovrebbero realizzare. Quindi diciamo, il terrore principale da parte del sistema, cioè di una conflittualità sociale, di disordine o di destabilizzazione politica, viene eliminato automaticamente attraverso questa forma dei sussidi che lasciano accanto a un lavoro in numero assolutamente inferiore al precedente e che non ravvisa più nessun tipo di possibilità di emancipazione sociale o di potenzialità di progettazione di una possibilità di soluzione rispetto al cambiamento proprio del sistema stesso. Per quanto riguarda il sistema, è facile che si venga a parlare semplicemente di ricchi e di poveri, che qualcuno giustamente una volta ha detto sembra un gruppo musicale e che mi sembra la definizione più simpatica rispetto a un problema che sembra annoso e che quindi sembra, anzi, più che annoso, secolare, eterno o eternizzato e che sembra appunto ineluttabile rimuovere. La necessità quindi di avere un atteggiamento di non accettazione passiva di forme assistenziali o di elemosina da parte dello Stato, perché queste nel momento in cui richiedano anche l'obbligo lavorativo, questo obbligo lavorativo non potrebbe altro che avere la funzione di abbassamento dei salari. Ecco, per oggi abbiamo parlato delle cause, io vorrei citare una frase di Zizek che mi sembra, diciamo, sia proprio il senso di tutto quello che ho detto, che è nel libro In difesa delle cause perse, che Zizek riferisce in questi modi, salto il latino ovviamente, però dice: quando la causa è assente, gli effetti prosperano. E se rovesciassimo questo proverbio, quando la causa interviene, gli effetti vengono dispersi. Io lascio qui, quindi, a riflettere su questa inversione tra causa ed effetti, di cui appunto abbiamo parlato oggi, nel senso che il reddito di cittadinanza è semplicemente l'effetto di una causa e mi sembra importante che si affrontino le cause prima di prendere qualunque decisione sul piano politico
che non venga presa semplicemente per, diciamo, ossequio a delle abitudini di imposizione dagli opinion maker, ma che siano soggette invece ad una riflessione più personale. La prossima volta si parlerà degli aspetti invece più tecnici del reddito di cittadinanza a livello mondiale e delle varie modalità con cui si è affrontato questo discorso all'interno di vari paesi.